Ciao a tutti, io sono Maria, Maria dalla Maggisa, Maggisa Riso Buono di Sibari. Maggisa nasce da un connubio di nomi di noi tre sorelle, Maria, Giusy e Sara, per volontà di mio padre, Praino Giancarlo, e per volontà del dottor Agostino Rizzo. Questa idea nasce da un progetto di mio padre, perché noi iniziamo con l'azienda agricola da tre generazioni e quindi ci proposero nel 2002 di fare riso. E mio papà accettò questa sfida, ci prese per mano un giorno e disse: ragazze, ho voglia di fare questa nuova esperienza. E quindi noi abbiamo intrapreso l'idea di coltivare riso. Una volta che coltivavamo riso, che cosa succedeva? Succedeva che noi portavamo questo prodotto calabrese al nord. Allora, dopo 2 anni di lavoro, di duro lavoro, di 2 anni di duri esperimenti, abbiamo deciso di risederci a tavola e di dire: dobbiamo portare questo prodotto in Calabria. E quindi è nata Maggisa, per volontà di papà e, per come dicevo prima, per volontà della famiglia Rizzo, Rizzo Agostino, con i due figli Daniela e Paolo. Con loro abbiamo fatto gruppo e abbiamo creato Maggisa. Maggisa ad oggi è un'estensione di 450 ettari di risaie con 9 varietà di riso. Riso bianco, che partiamo da un Carnaroli, da un Carnac, un Arborio, un Originario, un Grandi Chicchi, un Gange e un Integrale. Abbiamo anche un Solitario, che è un chicco rosso, e quest'anno abbiamo deciso di espanderci, di avere un prodotto unico, un prodotto brevettato esclusivamente da Maggisa a livello internazionale e a livello europeo. Si chiama Gemma e ha pericarpo nero. Si chiama così perché noi abbiamo voluto collaborare con la Lipu, perché le nostre risaie sono piene di nidi di cicogne, quindi la Lipu è associazione alle cicogne bianche, e quindi abbiamo sposato questo progetto. Gemma significa nascita e noi da qui rinasciamo insieme all'accoppiamento di cicogne. Abbiamo adottato una cicogna che porta questo nome. Maggisa si allarga con i prodotti, con farina bianca, farina integrale e farina nera di riso Gemma. Ora vi farò conoscere Sara, che lei è molto più loquace rispetto a me, e che vi racconta un po' l'altra parte di Maggisa. Sara, come ha anticipato Maria, faccio parte anche io di questo team di donne al lavoro e mi occupo della parte amministrativa. Della parte amministrativa, però vengo da un'esperienza anche di perito agrotecnico per il titolo di studio conferito. Ecco perché vi voglio spiegare quello che è realmente Maggisa. Maggisa lo sappiamo che cos'è, quindi ci siamo affermati e lo vogliamo comunicare fortemente. Dietro quello che si vede oggi, che arriva sulle tavole degli italiani, quindi sul nostro pacchetto di riso, quindi un bouquet varietale molto vasto, c'è veramente tanto lavoro. Molte volte raccontarlo diventa anche difficile, però io un po' questa storia ve la voglio raccontare. Allora, Maggisa nasce nel 2004, abbiamo un'esperienza agricola da più generazioni, come ha anticipato Maria, e ci siamo immersi in quello che è
questa nuova varietà, anche se il riso nella piana veniva coltivato già da tempi, fin dai tempi della Magna Grecia, proprio quando, grazie al passaggio degli Arabi, quindi al regno delle due Sicilie, quindi questa storia diciamo che ha veramente decenni molto antichi, molto storici. La famiglia Praino, insieme alla famiglia del dottore Rizzo, ha condiviso questo progetto, quindi diciamo che è avvenuto questo matrimonio e abbiamo intrapreso questo cammino. Magisa cosa significa? Significa che dietro ogni chicco di riso c'è tanta storia, c'è tanta condivisione, c'è tanto amore per questa terra. Coltivare riso nella piana di Sibari è vero che è una zona molto vocata, ma è vero anche che è molto difficile, anche se le condizioni pedoclimatiche sono molto favorevole. E quindi si parte da una preparazione di letto di semina con delle livellazioni di tipo laser, perché ogni vasca di riso deve avere pendenza pari a zero. La semina viene fatta a spaglio con dei trattori meccanizzati con delle ruote di ferro. Subito dopo la semina cominciano, insomma, quello che sono gli operatori tecnici, no? Nel settore agricolo, perché ogni giorno devono fare il passaggio quotidiano in queste terrazze, perché questi terreni sono disposti a terrazzi, e controllare quelli che sono i livelli delle acque. Perché? Perché noi facciamo un'agricoltura biodinamica, biosostenibile, ecco perché anche l'idea di dare e quindi intitolare questo pericarpo nero con il nome Gemma, indice di biodiversità, è appunto la presenza di questi nidi di cicogne che abbiamo nell'azienda. E quindi noi, attraverso il controllo delle acque, andiamo anche a veicolare quelle che sono le malattie fungine. Non facciamo nessun trattamento di tipo chimico, perché noi non usiamo né insetticidi e né anticrittogamici, proprio per non contaminare questo prodotto. Ci piace tenerlo naturale, raccontare questa storia di questa bella piana, di questa bella Calabria, e quindi affermarci con un prodotto molto artigianale. Dopo che abbiamo fatto tutte queste fasi, aspettiamo il tempo della maturazione, quindi della raccolta. Quando avviene questo periodo, andiamo a raccogliere questo riso con una mietitrebbia e poi viene portato e stoccato nei silos, dove avviene l'essiccazione, una parte per la linea tradizionale, mentre per quella che è la linea Gran Riserva, come potete vedere alle nostre spalle, che racchiude, diciamo, le varietà più in, no, del marchio Magisa, quindi il Carnaroli, l'Arborio, il Gancia, il Pericarpo Nero, Gemma, è il nostro cavallo di battaglia, quindi la nostra ciliegina sulla torta, questi vengono essiccati naturalmente all'aia in dei barrique, vengono fatti stagionare per 24 mesi proprio per conferire al prodotto la più alta genuinità che possiamo darle. Dopo questa fase qui, il prodotto viene portato e quindi entra in campo quello che è Magisa. Magisa è questo opificio di 700 metri quadrati adibito a delle macchine e quindi ha un team di operatori che si occupano di questo, e qui avviene fatta una prima fase, che è la selezione del riso da seme, perché noi ogni anno andiamo anche a selezionare una parte che poi viene impiegata l'anno successivo per la semina, e inoltre poi andiamo a fare quella che è la decorticazione e quindi la pulitura del chicco. Thank you.
fase di trasformazione, noi anche qui andiamo a trattare questo riso in modo molto 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 naturale, quindi il riso che viene scaricato dai camion e quindi che sono pervenuti dall'azienda agricola a Maggisa, il passaggio avviene tra una macchina e l'altra per cascata, quindi passando attraverso questi rulli e queste cernite vengono fatte le prime puliture e poi da qui avviene con la decorticazione, quindi dal risone passiamo al riso integrale, quindi andiamo a togliere la pula che è la prima parte esterna. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che il chicco di riso, a differenza degli altri cereali, ha tutte le qualità organolettiche nella parte esterna, quindi più si va a pulirlo in modo naturale e meno si fanno delle forzature e più sulla tavola degli italiani arriva tutta la genuinità che può contenere un chicco di riso. Noi non facciamo la brillatura, un passaggio fondamentale nelle riserie industriali, lasciatemi passare questo termine, in quanto viene contaminato chimicamente. Dicevamo prima, Maggisa si è affermata sul mercato e vogliamo comunicarlo chiaramente chi siamo. È anche vero che non vi nego che fare imprese qui in Calabria è stata una sfida, no? Che ci siamo posti un po' con noi stessi, perché fare imprese in Calabria non è assolutamente facile. Noi abbiamo fatto tutto da soli e non è stato facile, molte volte e soprattutto durante il cammino anche la diffidenza di dire fare il riso in Calabria, ma è da pazzi. Invece no, ce l'abbiamo fatta. Questa sfida per noi è diventata una vittoria ed è una vittoria soprattutto con il nostro prodotto. Il nostro prodotto è un biglietto da visita. Siamo arrivati anche in una piccola nicchia, perché Maggisa è qualità e Maggisa è nicchia e vuole mantenersi tale, quindi noi non siamo nella grande distribuzione organizzata ma facciamo un dettaglio tradizionale e un normal trade, oltre a cercare di coprire quella che è tutta la penisola e quindi arrivare fin su dove c'è già riso esistente, no? Quindi nella pianura padana e quindi nel vercellese, nel mantovano. Stiamo cercando di creare un'internalizzazione del prodotto. In effetti ci siamo affacciati anche ai mercati esteri, siamo in piccola parte nel Canada, siamo negli Emirati Arabi, in Svizzera e cerchiamo di, insomma, far sì che Maggisa diventi una macchia d'olio dove prende piede un po' in tutta quella che è la penisola, ma insomma non vi posso dire che assaggiatelo, degustatelo.